La posizione del piccione reale Ekapada Raja Kapotasana è bellissima e all'occhio di molti apparentemente impossibile, ma ci sono tanti piccoli passi che si possono compiere nel percorso per avvicinarci. Li vediamo nel video di oggi. Buongiorno a tutti, benvenuti su Yoga HD. Io sono Cecilia, sono un'insegnante di Hatha Yoga e oggi vi proporrò un approccio ai diversi livelli della posizione del piccione, dalla più accessibile Ardha Kapotasana alla spettacolare Ekapada Raja Kapotasana. Proveremo le diverse modifiche per permettere a tutti di vivere gli effetti di questa intensa estensione. Sul nome della posizione esistono, come spesso accade, diverse interpretazioni. Secondo il Mahabharata, uno dei maggiori poemi epici indiani, Kapota era un saggio e maestro noto per la sua forza e vitalità, che certo non mancano quando si esegue questa posizione. Un'altra possibile spiegazione è che la forma del petto sporgente in avanti può ricordare quella di un piccione. Ricordo inoltre un maestro indiano che una volta ha motivato il riferimento ai piccioni, animali molto fertili, per l'effetto di rinforzo e tonificazione nella posizione della regione genitale. D'altra parte, Iyengar, nel suo Lighton Yoga, scrive che la posizione aiuta a contenere il desiderio sessuale. Dunque, boh, lascio a voi il piacere di sperimentare gli effetti in questo senso. Le diverse posizioni del piccione differiscono notevolmente come intensità e difficoltà, ma hanno tutte in comune un'importante sollecitazione a livello delle anche. Nella versione più diffusa della posizione, nell'anca della gamba che sta davanti si verificano contemporaneamente flessione, abduzione e rotazione esterna e il muscolo piriforme viene stirato molto efficacemente. Questo muscoletto è situato internamente nella regione del gluteo, vicino al nervo sciatico, e quando è teso o ipertrofico ne compromette il passaggio, causando la dolorosissima sciatalgia che può arrivare a essere anche invalidante. Chi l'ha provata sa bene di cosa parlo. Quindi una posizione di questo tipo può avere anche un effetto antalgico di sollievo. D'altra parte, se la mobilità dell'anca è limitata, si rischia di scaricare sull'articolazione del ginocchio che non è adatta per movimenti laterali. Dunque è importante portare sempre molta attenzione, modificando eventualmente la posizione, come vedremo tra poco. L'estensione dell'anca nella gamba che viene portata dietro allunga invece il retto femorale nella coscia, nel quadricipite, e l'iliopsoas, il muscolo flessore che si trova nell'inguine, altro muscolo che tende ad accorciarsi in particolare per chi sta molto seduto, ma anche per chi pratica attività come la corsa in modo intensivo. Questo influenza la mobilità delle gambe, del bacino, della regione lombare, ma non solo. L'iliopsoas infatti è legato ai meccanismi di risposta al pericolo e se si trova cronicamente teso, continua a segnalare al nostro sistema nervoso, ma anche immunitario, che ci troviamo sotto stress, con tutte le conseguenze deleterie che ne derivano. Infine, se riuscite a praticare la versione completa con le braccia che prendono il piede dall'alto, potrete vivere pienamente anche l'effetto di tonificazione dell'intera colonna, di apertura delle spalle e di miglioramento nella respirazione. Ma procediamo per gradi. Il primo livello, che è quello di Ardha Kapotasana, la posizione parziale, dovrebbe essere abbastanza alla portata di tutti, salvo importanti limitazioni nella mobilità delle articolazioni degli arti inferiori. Allora, l'idea sarà quella. Ci sono diversi modi per entrare nella posizione, vi faccio vedere quello che io preferisco. Portandosi a quattro zampe, si sollevano le ginocchia per passare il piede della gamba che starà davanti, fino ad appoggiare la tibia. Qua l'idea sarà quella di evitare che il piede sia appoggiato sotto l'inguine. La tibia dovrebbe essere il più possibile parallela al bacino, alla linea delle spalle, con il ginocchio che va verso l'esterno. E qua vi potete rilassare, per modo di dire, per qualche tempo con la fronte appoggiata sulle due mani e cominciare a sentire che l'anca della gamba davanti viene mobilizzata. Lì qualche respiro, a me piace rimanerci anche molto. La posizione arriverà nel momento in cui con le braccia vi spingete per sollevarvi. E qua il lavoro sarà a livello, di nuovo molto importante, del bacino. Cercherete di riverticalizzare il bacino spingendo un po' in avanti con i glutei, vedete che io mi sono sollevata. Inizialmente è molto meglio un bacino retroverso e sollevato piuttosto che un bacino appoggiato ma che parte in avanti, perché poi nel proseguire della posizione vi trovereste sicuramente a scaricare sulla regione lombare.
Quindi vi fermate lì per un po' di tempo, intanto che la muscolatura si lascia andare e pian piano, quando vi sembra di essere nella posizione corretta, potete scendere. Ecco che qui arriva già il primo possibile problema, e cioè il bacino comunque non scende, le anche non sono abbastanza mobili e quindi vi trovate a crollare lateralmente. Allora vi consiglio molto tranquillamente di usare uno spessore come potrebbe essere uno zafu o anche un blocco da yoga, no? Ve lo mettete lì sotto il bacino. E ritrovate la vostra posizione e ricominciate a lavorare con la muscolatura addominale, no? Lì cercate tutto il tempo di stringere gli addominali il più possibile e portare verso l'alto l'apertura. Come lavorare per prendere la gamba e andare a prendere i piedi dall'alto? Allora, quando siete lì nella posizione, sia che abbiate lo spessore sotto il bacino, si può fare comunque, sia che siate senza supporti. Flettete il ginocchio della gamba dietro, passate il braccio in rotazione esterna, questo è molto importante, il palmo della mano che va a prendere la gamba sta verso l'alto, prendete le dita dall'esterno e poi fate questo passaggio con il braccio andando a rigirarvi. È fondamentale che evitiate di fare questo passaggio facendo partire il gomito verso l'esterno. Aprire in questo modo il braccio è veramente pericoloso per i tendini dell'articolazione. Quindi una volta che siete lì col braccio bello vicino, andate a riportarvi ben frontali, passate l'altro braccio dall'alto, eventualmente vi sistemate nella presa del piede, andandola a prendere anche un po' più indietro se potete, e poi se potete anche vi rovesciate con la testa. La respirazione, molto importante. Nel momento in cui rovesciate la testa, visto che non riuscivo nemmeno più a parlare, si cerca tutto il tempo di tenere la cintura addominale ben controllata e di portare il respiro verso l'alto. Questo vi aiuta tantissimo anche nell'estensione, nel cercare di allungarvi e di mobilizzarvi nella parte alta. Vi mostro anche altre due varianti della posizione che sono forse un po' più impegnative. Però qualcuno di voi magari le potrà provare. E sono la forma del piccione accovacciato, dove la gamba davanti, invece di stare appoggiata a terra con la tibia di traverso, sarà in appoggio sul piede, con la massima flessione dorsale possibile della caviglia senza staccare il tallone da terra. Il ginocchio viene bene in avanti e cercate lì di nuovo di portare il più possibile la verticalità nel bacino, tenendo ben salda la muscolatura addominale. Sentirete la maggiore sollecitazione nell'anca destra. E poi, come avete fatto prima, flettete il piede, passate il braccio da dietro, stesso strano passaggio di prima, e li portate lì cercando l'equilibrio, che è tutt'altro che scontato nella posizione. Questo era il piccione accovacciato. Terzo livello, che potrebbe sembrare un po' più impegnativo, per chi pratica facilmente la spaccata sagittale, in realtà è un po' più facile poi prendere la gamba. Quindi se potete stare in una spaccata in equilibrio, senza bisogno di tenere le mani appoggiate, farete esattamente la stessa cosa. Piegate il piede, prendete da dietro, flettete il braccio, sollevate lì e andate a prendere. Anche qua bisogna giocare un po' con l'equilibrio. Eccolo lì. Andate a prendere il piede e vi godete la posizione respirando tranquillamente. Se non arrivate a prendere il piede con la mano direttamente e ci sta, e probabilmente sarete la maggioranza dei praticanti, vi potete aiutare con quella che è un'ottima prolunga delle nostre braccia, che è la cinghia, utile in moltissime posizioni. E la userete esattamente nello stesso modo, quindi diciamo che siete in tutte e tre le varianti, peraltro, diciamo che siete nella prima posizione, siete lì, avete fatto tutto il lavoro di preparazione, eccetera. Al piede non arrivate, si ferma lì. Allora create un anello, usate la cinghia come se fosse il vostro braccio, quindi rotazione esterna del braccio, andate ad agganciare le dita del piede e sempre facendo il giochino di prima, passate il braccio e il gomito ben vicino al tronco, vi portate nella posizione. È lì che ci sia una cinghia molto lunga, l'importante è che non tiriate in avanti come a volte viene da fare, oppure che quando arriviate a prendere la cinghia la possiate accorciare e avvicinarvi al piede, potrete completamente vivere la posizione e viverne i diversi progressi, no? Lavorarci in modo progressivo. Dunque, buon lavoro nel vostro Kapotasana.
Una posizione intensa come questa necessita certamente di una buona preparazione. In primo luogo è bene lavorare sulla mobilità delle anche, quindi con movimenti di estensione, ma anche, come abbiamo visto, in adduzione e rotazione esterna. Sarà poi una buona idea riscaldare la regione lombare, che nella posizione è molto sollecitata, con un'estensione più leggera, magari anche con movimenti dinamici, come potrebbero essere quelli del gatto a quattro zampe, no? E poi se volete prendere il piede con le mani dall'alto nella versione completa, avete bisogno di riscaldare anche spalle e tratto toracico. In questo caso direi che l'ideale potrebbe essere la notissima posizione del cane con il muso verso il basso, Adho Mukha Svanasana. Per compensare invece la posizione è necessario dare un po' di sollievo alla regione lombare per decomprimerla, quindi potete rimanere per un po' di tempo sdraiati con le ginocchia abbracciate al petto e poi farla seguire da una posizione di rinforzo degli addominali come potrebbe essere Navasana, l'abbiamo vista nel video scorso, vi lascio qua su il link, o comunque un'altra posizione di avvolgimento attivo della colonna. Sono consapevole di avervi passato un discreto malloppo con tutte le informazioni su questa posizione, che, viste tutte le varianti, può essere forse quasi considerata più come un gruppo di posizioni. L'invito è quello di procedere passo passo, godendovi i progressi nella pratica costante, senza mai forzare, ma avendo fiducia nelle vostre possibilità. Scrivetemi se avete ancora delle domande o anche solo per condividere la vostra esperienza, mi fa sempre piacere leggervi. Io vi ringrazio per avermi seguita in questo video e vi auguro buona pratica.